Eccoci qua, microfoni aperti e cominciamo la rassegna stanca della giornata. Vediamo un po', è stata una giornata lunga anche quella di oggi in cui ho trovato un po' di roba. Benvenuti, benvenuti, eccoci qua. Siamo pronti in questa nuova veste, avete votato su Instagram, non so quanti, però comunque ci sia stata una votazione, mi sono anche un po' consultato col pubblico. Pare che a molti piaccia di più una rassegna serale alle 7 e non la mattina alle 9 e mezzo, perché così dovreste riuscire a seguirla meglio. Io vi ascolto, adesso vedrò un po' anche le mie considerazioni, ovvero quanta gente alla fine poi arriva di spettatori effettivamente rispetto a quando la faccio la mattina. E quindi niente, vediamo un po' come va. Intanto benvenuti, benvenuti. È stata un'altra giornata di notizie interessanti, continua il dibattito sulla questione Blizzard, sulla questione Hong Kong. Alcuni senatori americani hanno condannato le azioni di Blizzard, molti diciamo appassionati stanno tra virgolette hackerando l'immagine di May, rendendola una sorta di personaggio legato alle proteste di Hong Kong, comunque viste le sue origini. Quindi comunque molto molto situazione molto molto delicata in cui si è trovata in questo momento Blizzard, che sicuramente se la sarebbe risparmiata, però purtroppo sono i rischi di quando la politica e gli interessi privati vanno poi a mescolarsi. Ma vedremo un po' come si evolverà la situazione, perché insomma ricordiamoci che a fine mese o comunque all'inizio di novembre c'è la BlizzCon e c'è già chi ha promesso battaglia. Lorenzo di sera, bel tempo si spera. Ma è vero, qua a Milano piove da fa schifo, è una di quelle giornate orribili in cui stai bene soltanto in casa, fa anche freddino, è un po' umido. E dopo devo andare giù a portare il cane e non so veramente dove troverò il coraggio, dove lo troverà anche lei, lo so, Ripi, lo so. Fra un po' usciamo, sì, fra un po' usciamo. Comunque, cominciamo dunque velocemente con le notizie della giornata. Ma c'è qualcosa di radioattivo? No, forse è un po' l'illuminazione ancora da correggere, ma perché ancora non sono entrato nel nuovo studio che... Per lo più Giulia ha finito di imbiancare e oggi cominceremo a spostare un po' di mobili e... vedremo un po' di cambiare un po' le cose. Sicuramente la luce è quel che è e cerchiamo di fare il meglio con quello che abbiamo, di sicuro. Non so perché mi vedi particolarmente raggiante, no, sono un po' arancione, è vero, sono un po' arancione, non so perché. Vediamo un attimo se lo... Eppla. Vediamo un attimo se riesco a capire perché sono un po' arancione, forse perché c'è ancora il... un po' la colorazione qua. Vediamo se magari... ok... meglio, un pochino meno arancione. Oh, ciao Dessert al Cert, che ricordo il nick più bello di tutta Instagram, grazie per il ride, buonasera. Ricordo, sì, davvero, comunque il nick più bello di tutto Twitch, di tutta Instagram, scusatemi, sono un po' stanco. Cominciamo con la notizia della giornata. Microsoft Flight Simulator 2020, gli sviluppatori stanno lavorando al supporto della realtà virtuale, mi sembra una roba veramente sensatissima. Sì, lo so, Ripley, lo so, perché devi sapere, questo cane ha un sensore, quando deve stare un attimo tranquillo, mi devo concentrare, lei comincia a chiedere attenzione, è proprio una roba sua, li fa il modello fatto così, ha dei sensori speciali, infatti sta cercando di giocare in questo momento. Poi, altra notizia, The Division 2, annunciata la data di uscita di Episodio 2, mi sembra una roba molto molto interessante, anche se ammetto che mi hanno fatto un raid qui di Retromaniacs TV, grazie, vi ringrazio cari, non ho visto adesso un messaggio, scusami, di Stealth Assert. Comunque Episodio 2 mi sembra, poi vediamo una cosa interessante per quanto riguarda PES 2020, ufficiale l'arrivo della serie B, quindi non avremo più neanche come dire quelle bellissime squadre, no aspetta, non me le ricordo neanche i nomi, il Prastogna, poi aspetta, non mi ricordo le altre squadre, come si chiamava, aspetta, ora non mi viene in mente, ci stavo giocando alla Master League fino a poco tempo fa. Comunque sappiate che con il data pack del 24 ottobre arriverà ufficialmente la Serie B italiana su
su PES 2020, che aggiunge anche questo piccolo e interessante tassello. Siamo quindi molto contenti. L'accordo è molto importante, leggo nella notizia, per la diffusione del brand Serie B nel mondo, oltre ad essere un'occasione unica per avvicinare nuovi giovani tifosi che attraverso il Football PES 2020 possono coltivare la passione della loro squadra e appassionarsi a questo meraviglioso e sempre incerto campionato. Vabbè, sono molto contento. Insomma, se cercavate la Serie B adesso ce l'avete. Vi ricordo che PES 2020 è un ottimo gioco. Continuiamo un po'. Aperti i preordini di The Last of Us Part 2 Special Edition a prezzo scontato. Preordinabile su Amazon a 79€, data d'uscita, vi ricordiamo, il 21 febbraio. Poi vabbè, ci sono i requisiti di Call of Duty minimi. Vediamo un po' altre news interessanti. Red Dead Redemption 2 svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC. Vediamo un po' cosa c'è di interessante. Allora, diciamo che... Oh mamma mia, c'è un'impressione un po' a cazzo oggi. Sistema operativo, beh, minimo Windows 7 Service Pack 1. Beh, no, con questa impaginazione non riesco a leggere la notizia. Facciamo che andiamo avanti. Vediamo un po'. Con il contenuto sponsorizzato. Sony, un nuovo marchio, suggerisce l'arrivo di un PlayStation VR 2. Ciao Ryoda, buonasera. Beh, direi che ha assolutamente senso. Se voglio dire, se avevamo PlayStation VR 1, non avrebbe, cioè, visto l'investimento e vista la retrocompatibilità, credo che abbia soltanto molto senso che Sony continui a investire nella VR. Sono molto contento che lo faccia. Vediamo un po' altre notizie. Nuove funzioni d'arrivo con l'aggiornamento Xbox One di ottobre. Vediamo un po' quali sono questi nuovi aggiornamenti. Microsoft ha annunciato che nel corso di ottobre sarà disponibile un nuovo aggiornamento per Xbox One che aggiungerà nuove funzionalità, come un'impostazione che permetterà ai genitori di gestire il tempo di gioco dei propri figli. Tra le novità si segnala la possibilità di ricevere una notifica sulla dashboard che avvisa quando un gioco nella lista dei desideri è in sconto. Mixen sarà integrato direttamente nella dashboard, semplificando e migliorando la navigazione. Vabbè, mi sembra comunque una roba molto interessante. Vediamo un po' su Kotaku. Su Kotaku dice: Ghost Recon Breakpoint is an infuriating mess. Non mi sembra una cosa molto bella e mi dispiace per loro. Continua anche qui, vedete, la polemica di Blizzard, giustamente. Company values don't mean much today, e l'abbiamo veramente scoperto. Qui si parla di Destiny, ma ci interessa relativamente. Vediamo un po' se ci sono delle notizie interessanti. Si aprono le vault di... non sto giocando Apex Legends, quindi non so di cosa si stia parlando. Vediamo un po' anche qui di Division 2. Monster Hunter, l'ultimo aggiornamento ti rende più semplice indossare l'armatura che vuoi. Siamo tutti molto contenti di questo. Hideo Kojima ha parlato delle sfide che ha dovuto affrontare una volta lasciato Konami, e questo lo lascio a voi. Qui appunto abbiamo sempre, dicevo, parlavo prima del fatto che Mei è diventata un simbolo della protesta. Hanno sovvertito il marchio. Buonasera Zack Fair, buonasera a te. Hanno sovvertito un po' l'immagine di Mei, alcuni ribelli, trasformandola in un marchio della protesta di Hong Kong. Poi vediamo un po', anche qui si continuano a giocatori del college di Hearthstone mettono in streaming la scritta Boycott Blizzard Free Hong Kong. Per PES aspetti direttamente 2021, cos'è, potrà essere il tuo Milan in B? Dai, spero di no, onestamente spero di no, che per il Milan in B. Lo so, purtroppo sono un po' sovraesposto oggi, ma d'altronde dovevo un po' lisciare le rughe, come se già non le lisciasse abbastanza. Posso abbassare in effetti con i potenti mezzi la luminosità, sono un po' più arancione, però ce la possiamo fare lo stesso. Tanto vedo adesso che la chat è un po' nel mezzo, scusatela, andiamo a correggere brutalmente mentre ti stiamo andando in diretta. Ecco, direi che è un po' meglio così, che è un po' più bassa. Ecco qua, perfetto. Sì, sono sovraesposto, però va bene, mi piace comunque, va bene così. Ecco qua, allora continuiamo la chiacchierata, sperando che non sia impazzito e che la chatbox si veda comunque, perché mi dispiacerebbe molto. Allora, The Verge, vediamo The Verge che ci dice. Indie Games Makers open up about the money they actually make.
si parlava giusto appunto, se non sbaglio, proprio ieri del fatto che quasi tutti gli sviluppatori indipendenti, comunque tutte le piattaforme di distribuzione, da Steam a comunque le piattaforme dei principali console e così via, si prendono circa il 30%, tranne Epic, che se ne prende, mi sembra, il 12%, quindi comunque c'è questo piccolo cambiamento che mi sembra molto interessante. Comunque, se vogliamo possiamo andare un attimo, anche se credo sarà un pezzo abbastanza lungo, infatti un pezzo abbastanza lungo, sono 12 testimonianze che raccontano un po' quanti soldi fanno più o meno con i giochi. Prendiamo un po' l'esempio, vediamo un po', qui c'è un personaggio appunto che diceva: essendo disabile, vivendo in Kansas, uno stato super red, non so cosa voglio dire nel loro, penso molto rosso, non è un gran perché non è un supporto finanziario per uno stato in super red, forse vuol dire che è in bancarotta, non è supporto finanziario, non è welfare. Per la maggior parte dello sviluppo di Paratropic sto facendo freelancing, game writing, scriveva come giocatore freelance. Oh, buonasera Scarax, buonasera e benvenuto. Scarax, come me, supporta ed è uno degli streamer di Azione Catodica, questo gruppo di streamer che vedete il logo vicino a me, alla mia sinistra, uno degli streamer che supportano questa idea del gruppo di Canubisboch, di un gruppo di streamer, gente simpatica, gente tranquilla, siamo tutti una sorta di grande famiglia, piano piano sto conoscendo un po' tutti. Diceva appunto questo tizio di Paratopic, Doc Barford, che a quanto pare non se la passava benissimo, viveva in famiglia, pagava 250 al mese di affitto, insomma mangiava un cacchio, è venuto il diabete, lavorava 20 ore al giorno e così via, insomma situazione un po' del cavolo. Pensavamo di fare un po' di soldi con Paratopic, abbiamo fatto abbastanza da poter andare via di casa almeno per un anno, e almeno da non preoccuparsi di cibo e di, insomma, di affitto. Non ha fatto tantissimo, l'abbiamo fatto a $5. Avevamo comunque un accordo di fondi, di un anticipo, probabilmente ci ha permesso di riuscire a fare il gioco un po' sopra la linea della povertà, fantastico, e quindi di rimanere comunque stabile per un anno o due. Comunque ho avuto anche fatto altri soldi con lavori di narrative design da freelance, e appunto i lavori da freelance hanno pagato abbastanza, insomma un po' di più, ma la stabilità data appunto dall'avere comunque dei fondi l'ha aiutato. Adesso al momento per questo tipo di giochi sto facendo faccio abbastanza soldi, ma non abbastanza da pagarci un'assicurazione medica, insomma, quindi non benissimo. Poi se volete seguire, guardate pure il resto dell'articolo, mi sembra molto molto interessante. A differenza di Blizzard, Epic dice che non bloccherà i giocatori per eventuali messaggi politici che vorranno esprimere. Mi sembra una bella cosa. Poi chiaramente in questi casi c'è sempre, diciamo, il passo falso del tuo nemico diventa anche un modo per approfittarne. Ricordiamoci sempre che le aziende non sono nostri amici in generale, ricordiamocelo sempre, anche quando fanno il nostro bene. Questa è una cosa importante da ricordare. Comunque, vediamo un po' questa: The next console war is going to be way more fun than the last one. Quindi perché dovrebbe essere più divertente la prossima console war dell'altra? Vediamo in questo articolo cosa ci dice. Allora, praticamente entro il 2020 dovreste avere Sony going to double down on the PS4 lead, che dovrà riprendere la sua, insomma, dovrà riuscire a fare ben bene come ha fatto a PlayStation 4, con inoltre lo streaming, con i giochi in streaming su tutti i dispositivi Android e iOS. Microsoft Microsoft, che finalmente, diciamo, si è smaltito e si è appagato abbastanza tutto il discorso dell'Xbox One, VCR e tutto quello che ha fatto con l'Xbox One, tutti gli errori comunicativi, pronta a dare battaglia con l'Xcloud e con tutto il resto delle cose. Il PC Gaming è comunque rilevante,
cioè, è ciò che devi avere se vuoi avere una grafica al top per quanto riguarda le performance. Google che arriva così con Stadia promettendo faville con un aggeggio da $30. Nintendo è comunque l'agente del caos, non so, che lo fa comunque da una posizione di forza, comunque ha un sacco di titoli indie e vedremo anche un sacco di giochi belli probabilmente in futuro. Apple che arriva nel mix, Apple Arcade, l'Apple TV, Oculus che continua a spingere in VR, sembra abbastanza sicura con Quest, insomma. Poi sembra, appunto, dice questo comparato con gli anni scorsi, avevamo discorso HD 4K, HDR, qui sembra la situazione, insomma, la carica al fuoco ce n'è tanta. Buonasera a te, Dutrash. Insomma, in questa console war di carne al fuoco ce n'è tante, tutti i punti qui espressi mi sembrano senza dubbio interessanti. Quindi, insomma, abbiamo, ricapitolando, la PlayStation 4, la PlayStation che deve ripetere il successo della PlayStation 4 con la 5, c'è nel mezzo appunto il cloud gaming, tutte le altre cose. Microsoft che è pronto a dare battaglia di nuovo dopo aver fatto tutti i casini che ha fatto. Il PC gaming sempre al top, arriva Stadia. Nintendo è sempre lì che non sai che colpo ti può piazzare. Apple che ha messo Arcade e c'è l'Apple TV che diventa una piccola console. C'è Oculus di mezzo, c'è un sacco di roba. Insomma, sì, è vero che in effetti la prossima console war potrebbe essere molto, molto, molto interessante. Vediamo un po' altre cose, altre notizie importanti. Ancora abbiamo discusso se il gioco era un film pericoloso e è importante. Ragazzi, un film pericoloso, voglio dire, di cose pericolose al mondo ce ne può essere tantissime. Onestamente, io ribadisco, mi sembra la discesa nella follia non di un uomo normale, ma di un uomo che aveva già dei problemi di suo per degli abusi e che soprattutto è un film che si scaglia contro la mancanza di welfare e il gun control. Quindi, nel senso, parlare, se è vero che ci sono dei messaggi tipo uccidete i ricchi, però mi sembra un po' tanto. Poi è chiaro che se hai una mente disturbata tutto può diventare un'ottima occasione. Vediamo un po' altre domande. Apple sta cominciando a vendere pad della Microsoft dopo aver aggiunto il supporto per iOS, macOS e tvOS. Sembra un interessante schieramento questo. Dopo anni di ritardo la NASA è finalmente pronta a lanciare un satellite per capire meglio il clima spaziale. Questo mi sembra una notizia molto interessante. Vediamo un po' se ce ne sono altre. Google starebbe lanciando ormai del Pixel 4, si sa anche quando vanno in bagno. Buonasera, emulare che passione, buonasera a te. Ormai dicevo del Pixel 4 si sa veramente qualunque cosa. Adesso a quanto pare uscirà anche una versione 5G, mi sembra assolutamente sensato. Poi vediamo, Uber ha lanciato un servizio nei paesi in cui veramente c'è, che ti permette di portare con te il tuo cane pagando, ovviamente. Vediamo un po' altre notizie. Andiamo un attimo su IO9, Disney live action Little Mermaid may have found his Sebastian. Vediamo un po' sta roba, potrebbe esserci, sì, quale sarà Sebastian, spoiler warning. Vediamo un po', Sam Raimi says sono tutte, okay, tutte notizie di cinema, quindi abbiamo, ok, vi confermo che se ne era parlato ieri. Sam Raimi ha confermato che ci sarà un nuovo capitolo di Evil Dead, ovvero della casa, anche se non c'è Bruce Campbell. E comunque entrambi sono nel progetto e lavoreranno al progetto di nuovo la casa. C'è stato tra l'altro un reboot che a me non era dispiaciuto affatto. Vediamo un po'. Allora, The Little Mermaid, una sirenetta. Secondo Variety, David Diggs starebbe parlando, insomma, è in trattativa per diventare la voce di Sebastian nella sirenetta. Vediamo un po', io non so chi sia onestamente David Diggs, che ovviamente il granchio sarà in CGI. Ecco, lui, questo è David Diggs, che dovrebbe essere il granchio della sirenetta. Oh, ciao biondo, ciao. Allora, questo comunque è, a quanto pare, il volto. Ovviamente il granchio sarà animato in CGI, quindi comunque come nel Re Leone, quindi vabbè, non vi aspettate un granchio vero. Vediamo altre cose interessanti, se ce ne sono. Tom and Jerry, a quanto pare Chloe e Grace Moretz, che è coinvolta nel prossimo Tom and Jerry, ha descritto come qualcosa che non avete mai visto.
in una recente intervista con Screen Rant. Io non mi ricordavo assolutamente che ci fosse un Tom and Jerry in lavorazione. Sono molto felice di questa cosa, ma anche un po' spaventato. A quanto pare ci sono, la trovo qui di lato la notizia, ci sono degli short tracks, appunto dei piccoli corti, e nel prossimo ci sono i Tribble, che sicuramente riconoscete. Ora non ce l'ho qui a portata di mano, ma sono quella specie di animaletti pelosi che sono un po' un meme come un personaggio di Star Trek. Jamie Lee Curtis poi invece ha condiviso una foto del suo prossimo, della primo giorno di riprese di Halloween Kills su Twitter, la vediamo qua in formissima come sempre. Vediamo altre news, qui abbiamo Entertainment Weekly che invece ci mostra il look di Mackenzie Davis, è sempre bellissima, e Finn Wolfhard direttamente da Stranger Things per il film The Turn of the Screw, il remake del film The Turn of the Screw, non so esattamente di un film degli anni 90 di Flora Sigismondi e prodotto da Steven Spielberg. Qui abbiamo alcune immagini. Ripreparatevi ragazzi, perché gli anni 90 stanno tornando fortissimo. Poi c'è un film animato cinese, White Snake, American Gods, a quanto pare per la terza, sarà una terza stagione con altri personaggi. Ashley Reyes diventerà Cordelia, personaggio, mentre ne abbiamo un altro, Guardiola sarà Oshun, immagino non sia quel Guardiola ma un altro Guardiola, che è un dio degli Yoruba, una divinità, una donna, una divinità degli Yoruba dedicata all'amore, purezza e fertilità. Vabbè, sono tutti contenti. Poi vediamo Crisi sulle Terre Infinite, Elizabeth Tulloch ha condiviso una foto insieme a Erica Durance su Instagram, immagino che entrambe siano Lois Lane. No, sì, Lois, appunto, sono entrambe Lois Lane, la passata e la presente Lois Lane. Poi vediamo un po' se ci sono altre informazioni importanti. Vediamo un po'. Come The Matrix 4 ci avrà tra le sue star Yahya Abdul-Mateen 2, che a quanto pare è il cattivo di Aquaman. Non sappiamo il suo ruolo, però c'è. Vediamo un po' invece altre notizie. Sarà il cattivo probabilmente. Vediamo un po' se ce lo dice, sarà il cattivo. Per adesso non si sa molto esattamente cosa sta succedendo di Matrix 4, ma sappiamo quale sarà una serie su nuove star. Variety, ancora Variety, ci riporta che Yahya Abdul-Mateen 2, che ha fatto Black Manta in Aquaman, padre eterno di Nas, sarà nel film che sarà appunto in Watchmen e nel nuovo Candyman, insomma di roba da fare ne ha tantissima, farà parte di Matrix 4. Secondo le indiscrezioni, no, al momento non si spiega niente. Sì, esatto, è Black Manta, non si spiega molto riguardo al ruolo di Abdul-Mateen all'interno di Matrix 4, non si sa, potrebbe essere, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere un agente, potrebbe essere il figlio di Morpheus, potrebbe essere, hai un problema con PC nuovo, potresti aiutarmi, non lo so, in diretta onestamente non lo so, non so neanche che problema tu abbia, quindi boh, dillo e magari qualcuno nella mente alveare di Twitch ti sa aiutare, tu prova a dirla lì. Esatto, non sono Aranzulla e onestamente non saprei neanche che starti in diretta, ma tu butta là, magari una risposta ti arriva. Vediamo un po' altre notizie, vediamo un po' se ce ne sono. Il mio tracker del suono fa veramente qualcosa, in effetti me lo sono sempre anche chiesto anch'io mentre lo utilizzavo. Ti è uscita la blue screen e sta allo 0% da ormai 40 minuti. Come fa a uscirti la blue screen se stai guardando? La vedo come... Ah, forse sei dal telefono. Onestamente è difficile aiutarti così. Io proverei a dare un hard reset che funziona sempre e attaccarlo alla presa di corrente. Altro così da zero non ti saprei dire. Vediamo un po' su Vice. Vediamo un po' di notizie di strane di Vice. Vediamo. Le lumache sono una fonte di proteine animali sostenibile e sono anche una bomba. Ok, mi sembra una cosa interessante.
Le cose che hai sul PC. Ma intanto prova a resettare il PC, farlo spengerlo e riaccenderlo. E poi vedi, cioè prova a fare, a tenere premuto, magari prova a fare un attimo un recupero del punto di ripristino. Insomma, se lo formatti sì, se lo resetti no, non si dovrebbe cancellare nulla. Poi dipende quanto backup hai, cioè se sono dei programmi li puoi reinstallare, se hai dei documenti era meglio il cloud, quello di sicuro. Gli uomini che per fare meglio sesso si fanno inserire delle perle nel pene, ok, questo non la volevo sapere. Quando un trapianto di capelli finisce male, anche questo non la volevo sapere. Dopo un episodio di South Park, altra roba della Cina, la Cina ha risposto cancellando tutta la serie. Queste sono le cose belle che non vorresti veramente mai conoscere. Vediamo un po' Motherboard, che è più affine alle mie corde. Motherboard Italia, cosa ci dice invece? Che ricordo la parte device un po' più legata al tech. Questi astronauti hanno vissuto nella profondità di una grotta per simulare un mondo alieno. E ora un grandissimo vaffanculo alla sezione seguiti di Instagram. Voi sapete infatti che Instagram in questo momento non è più possibile vedere cosa mettono like gli altri. Mi sembra anche una roba abbastanza corretta. Poi abbiamo l'inaspettato ritorno dei telefoni usa e getta. Non voglio sapere perché. Ho lasciato che la mia adolescenza fosse risucchiata dai videogiochi e me ne accorgo solo adesso. Può capitare Marvin, senza dubbio, può capitare, come può capitare di molte altre cose, soprattutto se hai giocato a, non so cosa sta facendo, a Dota 2, ecco, appunto. Vediamo un po' altre notizie. Andiamo su Wired, vediamo come funzionano le batterie al litio, che hanno vinto il Nobel per la chimica. Vediamo un po' come funzionano queste batterie, ce lo dice Annalisa Bonfranceschi. Ricaricabili e leggere, hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare, muoversi e lavorare. Ecco come sono nate e come funzionano le batterie al litio, che oggi hanno vinto il Nobel. Questa è una cosa interessante, mi sembra in effetti una cosa importante, però comunque qui viene spiegato come funzionano le batterie al litio. Sarebbe anche interessante vedere qual è il prossimo passo. Netflix e Spotify prendono casa in Italia. Finalmente Netflix vuole aprire una sede legale anche per risolvere le questioni con il fisco, mentre Spotify spunta a fare di Milano l'hub per l'area del sud e dell'est d'Europa. Mi sembra una cosa molto molto bella. Poi abbiamo il Tribunale dei Minori di Bologna. Il sistema Bibbiano non esiste, quindi per quanto questo streaming voglia parlare di Bibbiano, è impossibile parlare di Bibbiano perché non esiste un sistema Bibbiano. Poi abbiamo avere un cane fa bene al cuore, meno infarti e ictus, mi sembra una cosa molto molto bella. Passiamo adesso invece a notizie di Comic Book, che ci racconta che Batwoman is getting review bombed on Rotten Tomatoes. Vediamo se le review bomb hanno un senso oppure no. È vero, parlo un po' troppo poco di Bibbiano, sono d'accordo con voi, dovrei parlare più spesso di Bibbiano. Vediamo, la nuova serie, appunto, sapete, in questi giorni sta debuttando su Batwoman con come protagonista Ruby Rose nell'Arrowverse. Arrowverse, che ammetto, a cui non ho dato molto spazio, ma che forse ne meriterebbe un po' di più. E a quanto pare al momento, con 39 reviews, cioè ha un 70% su Rotten Tomatoes. Al momento le recensioni sono divise tra 28 fresh e 11 rotten, ma se guardiamo il voto del pubblico, che vi ricordo è sempre il male, anche quando fa del bene, la storia è differente. Perché a quanto pare il voto è all'8% e ci sono 2424 recensioni. Se il numero vi sembra un po' estremo è probabilmente perché la maggior parte sono con una sola stella. E quindi ovviamente queste penalizzano la media generale, e probabilmente ci sono senza dubbio delle recensioni da una stella che hanno senso, ma in generale sembra un po' una roba un po' programmata, visto comunque anche il debutto molto recente. Vediamo un po' altre notizie. Diciamo che comunque adesso sarebbe interessante leggersene, ma probabile che queste recensioni basse, non so a cosa siano dovute, ma non mi sembra una roba molto bella. Vediamo un po'. Joker meets Evangelion in this musical mashup. Lascio a voi vedere questa cosa e preferisco non dargli neanche un'occhiata.
La Zazzy Beats probabilmente si aspetta di essere nuovamente domino. È stata una discreta domino, devo dire, Zazzy Beats in Deadpool 2. Vediamo un po' qualcos'altro. Vediamo un po'. Ruth Bader Ginsburg, icona femminista e giudice della Corte Suprema, è diventata un Funko Pop. Queste mi sembrano le notizie in effetti interessanti, ma comunque è un simbolo importante. Vediamo se ci sono altre notizie. Se avete sì, mi raccomando, da segnalare, segnalatemi. Vediamo un po' cosa ci dice Bad Taste, se qualche notizia interessante. Ah, esatto, per un po' uscirà il camino, siamo tutti molto felici di questa cosa. Vediamo un po' notizie di TV. George Martin, ecco perché scrivere The Winds of Winter mi sta richiedendo così tanto tempo, perché sei lento. Vediamo un po'. Il successo dello show e il successo di altre cose hanno iniettato molti altri aspetti della mia vita. Quindi Quindi spesso quando vado a letto la sera non mi metto a pensare ai Westeros. Mi immagino, tra il gioco, i film e tutte le altre cose. Esatto. Elden Ring, penso a qualche altro problema con cui sto avendo a che fare. Uno degli altri show in cui sono coinvolto, o una scadenza su un'antologia che sto modificando, qualcosa che sta accadendo con l'organizzazione no profit che ho fondato. Tutte queste altre cose mi riempiono la testa e questo è uno dei fattori che mi ha fatto ritardare davvero. Devo davvero finire The Winds of Winter, devo mettermi in uno stato in cui non sono distratto da altre cose, in modo che in quel momento notturno si riempie con le voci di Tyrion Lannister, Arya Stark e degli altri protagonisti immaginari che vivono dentro di me. E in effetti, da questo punto di vista, non gli si può che dare ragione, voglio dire, ce n'ha veramente tante di roba da gestire. E ha poi aggiunto, ora che lo show è finito, lo stress legato a esso è andato via. Ma ovviamente abbiamo 5 altri show che si trovano in fase di sviluppo. E uno di loro è appena finito di girare l'episodio pilota nell'Irlanda del Nord. E un altro molto vicino a ottenere l'ordine per il pilota. Sono coinvolto anche in quelli. Game of Thrones, quella particolare storia, può anche essere finita in TV. Ma non è finita per me. Ho ancora quasi questi altri 2 libri da scrivere. E ci sono altre storie nel mondo western che in un mondo intero. E sono ancora profondamente coinvolto con quelle, quindi credetemi, ci sono molte cose che mi tengono impegnato. E me lo immagino, caro vecchiaccio, però te la sei voluta la bicicletta, mo pedala. Vedo un po' The Flash accanto dei Superman, una nuova foto, altra foto di Crisi sulle Terre Infinite. Charlie Cox pronuncia una famosa battuta di Daredevil all'evento commemorativo di Star Lee. Vabbè, non mi sembra una notizia poi così importante. Vediamo altre notizie. Torna Crawl Empire, torna Stabile The Flash negli ascolti USA, torna Mr. Robot con la 4ª stagione, netto calo dopo 2 anni dall'ultimo episodio. Vediamo un po' altre notizie. Vediamo notizie di cinema, cosa ci dicono. I Goonies, il capolavoro di Richard Donner, torna in 4K nei cinema italiani il 9 e 10 dicembre. In effetti ieri pomeriggio ho visto la mail che mi è arrivata in cui raccontavano questa cosa, poi non curandomi di news ero contento, ma l'ho fatta scorrere. Poi vedevo che nessuno la scriveva, in effetti l'ha scritta Bad Taste ieri, zitta ha fatto molto bene a riportare questa notizia. Joker, Todd Phillips spiega il finale delle teorie, dalle teorie dei fan di Batman passando per le risate di Arthur. Non la voglio leggere perché Todd Phillips ogni volta che parla fa un danno. Luca Comics Games, anche qui live di streaming della conferenza stampa con tutti gli annunci. Vi invito a dare un'occhiata agli annunci di Luca, perché quest'anno è veramente un casino districarsi e penso che faremo delle live. Vediamo un po' come siamo messi con il collegamento, ma sarebbe bello fare delle live serali di recap di quello che ho visto, provato e con cui ho parlato a Luca. Sarebbe bello fare una rassegna stanca lucchese e sarà sicuramente molto stanca. Se siete a Lucca mi ci trovate là dal 30 al 3, vediamoci, ci pigliamo un caffè assieme, mi farebbe molto piacere. Vediamo altre news. Gemini Man, nessun cinema americano proporrà il film nel formato in cui è stato pensato da Ang Lee. Sapete che il film infatti è una specie di 4K super fluido e nessuno lo farà perché probabilmente non hanno aggiornato i sistemi. Veramente basta aggiornare il sistema per poterlo fare. Anche qui si parla di Matrix 4. Nell'universo DreamWorks è fisso una data di uscita di 2 progetti animati. Vediamo un po' come saranno. Il primo progetto è Spirit Riding Free, che arriverà su Netflix il 14 maggio del 2021, che è il seguito del film del 2020. Poi c'è The Bad Guys, arriverà al cinema
il 17 dicembre 2021, ovvero un'ispirata al romanzo di Aaron Blaby e Pierre Perifel, farà il debutto alla regia. Ah no, di Aaron Blaby e Pierre Perifel farà il debutto alla regia. Ok. Mr. Robot, io ho visto la prima stagione, metà della seconda, poi ammetto che me ne sono brutalmente allontanato, quindi niente, l'ho proprio lasciato perdere. Vediamo se ci sono news interessanti lato fumetti. Batman's Grave debutta oggi la maxi serie di Warren Ellis e Brian Hitch, bella roba, me la recupererò con calma perché di fumetti da leggere ne ho veramente troppi. Revoluzione aggiorna su Diseased e la gestione dei volumi targati Nuovi 52 Rinascita. Questa, vabbè. Squadrone Supremo, Panini annuncia un volume tutte le storie di Mark Gruenwald, ottimo. Nonostante Christian Slater, anche sono d'accordo. Umbrella Academy, domani esce il terzo volume, ecco, qui potete leggere le prime pagine, e Gabriel Ba sarà anche a Lucca allo stand della Bao se vi interessa. Doctor Doom, anteprima della serie Marvel scritta dal creatore di Halt and Catch Fire. Se non avete mai visto Halt and Catch Fire, guardatelo perché è la più bella serie, almeno le prime due stagioni, la più bella serie sui computer e sull'informatica penso mai scritta, ed è anche veramente una serie fatta veramente bene, recuperatela se avete occasione perché ne vale veramente la pena. Vediamo un po' altre notizie. Sì, segna assolutamente. Ha annunciato il manga di Legends of Luke Skywalker, come potete vedere in questa immagine. DC Comics, esse oggi la storia di Joker, scritta da John Carpenter, ecco le prime pagine, anche questa recuperone. Ah, parlando di registi, insomma di collaborazioni famose, è già uscita e vi consiglio di recuperare la fumetto di Alien che recupera la sceneggiatura mai uscita di Gibson per Alien 3. Trovate un pezzo su nerdcore.it che ve ne parla, quindi recuperatela perché ne vale assolutamente la pena. Vediamo un po' altre notizie importanti, no? Direi che possiamo sfilare avanti. Vediamo che ci dice la stampa, sezione tecnologia, sarà più facile riparare gli elettrodomestici in Europa. Questa mi sembra una bellissima notizia. Approvata dalla Commissione Europea, nuove regole che obbligano le aziende a garantire ai consumatori i pezzi di ricambio per TV o frigoriferi, con l'obiettivo di diminuire i costi della bolletta energetica delle famiglie e preservare l'ambiente. Mi sembra una cosa molto molto bella. Quindi comunque andiamo avanti. Vediamo un po' altre notizie. Twitter, abbiamo involontariamente utilizzato i dati degli utenti per le pubblicità. Involontariamente, questa la voglio proprio leggere. Lo ha rivelato dello stesso account, aggiungendo di aver risolto il problema già a partire dal 17 settembre. Ok, Twitter ha rivelato martedì di aver involontariamente utilizzato alcuni indirizzi email e numeri di telefono per la pubblicità, anche se le informazioni sono state fornite per la sicurezza dell'account. È l'ultimo esempio di un'azienda tecnologica che fa uso improprio dei dati dell'utente. E vabbè, in un post sul blog Twitter ha scritto che non possiamo dire con certezza quante persone siano state colpite, ma nel tentativo di essere trasparenti abbiamo voluto rendere tutti consapevoli. Nessun dato personale è mai stato condiviso esternamente con i nostri partner o altre terze parti. Il social network ha dichiarato di aver risolto il problema già a partire dal 17 settembre, che ora non sta più utilizzando i numeri di telefono o gli indirizzi email raccolti ai fini di sicurezza o protezione della pubblicità. E vabbè, siamo tutti grazie Twitter, che ti devo dire. Vediamo altre cose interessanti. Beh, ufficiale PlayStation 5 arriverà a Natale 2020, questo ne abbiamo parlato ieri. DC Biondo, a proposito di manga e fumetti a tema Star Wars, Lorenzo, sai consigliarmi qualche sito dove poter acquistare un paio di siti italiani che non conosco, non hanno mai disponibilità? Beh, senti, io ti consiglio di o vai su Amazon e ti consiglio di comprare tantissimo i nuovi romanzi di, insomma, i nuovi fumetti di Darth Vader di Oscar Inc, che ha raccolto in due bei volumoni tutta la storia di Darth Vader uscita in questi anni, soprattutto che parla del periodo fra il primo e il secondo film della vecchia trilogia. Te lo consiglio. Io ti consiglio di andare su Amazon, onestamente, se cerchi dei fumetti italiani trovi tutto là tranquillamente. Altrimenti ti consiglio di andare magari da un fumettista di fiducia, un negoziante di fiducia, una libreria, e insomma puoi trovare tutto là. Se invece mi stavi chiedendo dei siti in cui scaricare legalmente, al momento non me ne viene in mente neanche uno, mi dispiace. Vendita iPhone sopra le attese, Apple aumenta la produzione del 10%. Vedi, tutti dicono stavolta non funziona, stavolta non venderà, e invece Apple vende ancora, anche perché questo Apple è meno costoso degli altri, se non sbaglio, come
rapporto più o meno, anche perché anche quello è un pochino più conservativo. Concreggini, gioco interessantissimo italiano di cui Alessandra Contin scrive, ne scrive molto bene, vi consiglio di leggervi la recensione. Hai visto due versioni di Alien 3, quella cinematografica e quella rifatta con scene diverse? Sì, ma onestamente l'ho vista un po' di tempo fa, mi ricordo le scene cancellate del primo Alien, di Aliens, ma onestamente in questo momento non mi ricordo quella rifatta con le scene differenti. Vediamo intanto una class action contro Fortnite che crea dipendenza, perché questa è una roba che purtroppo può capitare. Un studio legale canadese sta preparando una causa contro Epic Games, l'accusa di non aver informato i clienti degli effetti negativi del gioco. Ma onestamente mi sembra un po' una roba un po' appesa per i piedi, nel senso, non lo so, mi sembra un po' tirata per i capelli, perché nel senso l'addiction all'interno di Fortnite è chiaro che non è che la valuti con un indice così, è chiaro che tutti vogliono fare un gioco figo a cui vorreste che gli altri giocassero, quindi fino a un certo punto, nel senso, mi sembra ci siano altri giochi molto più pericolosi come addiction. Non è tanto un'addiction fisica o chimica qua, neanche psicologica, è proprio una questione di ci giocano tutti e diventa un fenomeno di moda, quindi credo sarà difficile quantificare l'addiction di Fortnite. Però vabbè, Google ha scoperto una nuova vulnerabilità che colpisce 18 smartphone Android. Ottimo a sapersi. Poi abbiamo la prova di Eof Robovac, il robot aspirapolvere che ti lava anche il pavimento. E questa mi sembra una roba molto 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 figa, onestamente. Bene, direi che per oggi possiamo chiudere qua. Vi lascio andare a cena, anch'io vado a cena in attesa che arrivi Giulia, vado già a portare il cane sperando che non piova troppo. Amazon, come no, Amazon vende tantissimo. TGE, quindi che vi dire, è stata una TGE, ora vi lascio al TG regionale, mi raccomando, fatene buon uso. A quanto pare la chiacchierata della rassegna stampa serale mi sembra funzionare. C'è un problema per domani, però, purtroppo, perché alle 6:30 sono qua in a Feltrinelli, in Duomo a Milano, a presentare insieme agli autori il nuovo album di Feltrinelli, il nuovo volume di Feltrinelli, per Feltrinelli, di Don Zauker, Ego Te Dissolvo. Se siete a Milano venite alle 6:30 là, sarà difficile che io alle 6:30, che alle 7 riesca a essere qua, anzi è probabile che probabilmente domani debba fare la rassegna mattutina, perché nel pomeriggio sarò là, oppure la facciamo dopo cena. Ditemi voi, se volete ci possiamo anche beccare dopo cena. Quindi per il resto, buona serata a tutti, ci vediamo domani e spero anche di aver messo un po' meglio lo studio, almeno si torna a lavorare come una volta. Ciao a tutti e buona serata!